Mancano le colonnine per la ricarica ed il trasporto elettrico green e sostenibile a Pagani resta fermo al palo, una situazione paradossale che tiene fermi da 3 mesi 13 bus a fronte poi di 25 mezzi vecchi ed obsoleti che continuano ad essere su strada con numerosi problemi e disagi per l'utenza. E c'è la denuncia del segretario Gabriele Giorgianni dell'UGL Autoferro Tranvieri Provinciale che mette in fila le situazioni complesse al deposito di Bus Italia a Pagani. Ma installate le colonnine, tuona. Ancora più preoccupante il fatto che, nonostante le segnalazioni e le richieste pervenute, Bus Italia non abbia provveduto ad installare le necessarie colonnine di ricarica per consentire l'utilizzo dei pullman elettrici. Questa mancanza di tempestivazione da parte dell'azienda mette a rischio l'efficacia del servizio di trasporto pubblico e compromette la mobilità dei cittadini. Inoltre, continua Giorgianni, la flotta di autobus attualmente in servizio conta circa 25 mezzi che superano i 20 anni di età e che avrebbero dovuto essere dismessi già da un anno, tuttavia questi veicoli vetusti continuano a circolare spesso causando ritardi e problemi agli utenti. A fronte di questa grave situazione, l'UGL Autoferro Tranvieri di Salerno ha chiesto all'azienda di prendere provvedimenti immediati per risolvere il problema. È fondamentale, dice ancora il sindacalista, installare al più presto le colonnine di ricarica necessarie per mettere in funzione i pullman elettrici, fermi da mesi, e garantire dunque un servizio efficace ed affidabile alla comunità. Bisogna adottare le misure necessarie affinché il trasporto pubblico locale torni ad essere un servizio efficace ed adeguato alle esigenze dei cittadini.